Channel Web TV. Non dimenticate di mettere mi piace anche su questo video. Oggi parliamo di extension. Ascoltiamo i suggerimenti e le nozioni di Giamila Parrucchiera, docente di corsi di formazione. Marilina Panarelli di Castellana Grotte. Vediamoci il video. Ci troviamo da Marilena Giamila, anzi no, Marilena Panarelli, detta Giamila Parrucchiere. Oggi, assai che, si parlerà di extension. Quindi, extension, capelli lunghi, tutto bello, carino, simpatico. Marilena, quanti metodi di applicazione di extension esistono? Allora, ci sono vari metodi. Uno è a caldo con la cheratina. L'altro è a freddo con i micro ring, poi abbiamo le fasce bioadesive, abbiamo la tessitura, abbiamo le ultime ritrovate, sono le top quality che praticamente sono bioadesive, però hanno sul bioadesivo i capelli impiantati. Poi ci sono quelle con la tessitura metodo brasiliano e poi ci sono le ultime ritrovate per chi ha problemi di alopecia sulla sommità della testa, le extra volume e le top quality. Queste sono praticamente delle extension che vengono fornite da Capelli For You a Firenze. Allora, ci sono veramente tanti metodi di extension. La cura e la manutenzione dell'extension. Allora, praticamente, essendo un capello, diciamo, tra virgolette, morto, nel senso che non ha più un nutrimento dalla cute, deve essere curato come se avessimo a che fare con un capello molto, molto destabilizzato. Quindi dobbiamo ogni volta che laviamo i capelli usare degli shampoo specifici, delle maschere, in modo da andare a nutrire il capello. La cuticola del capello, anche se stiamo parlando di extension remi, che sono quelle dove la cuticola è chiusa, va portato maggior nutrimento rispetto ad un capello normale. Che cos'è la cuticola? Allora, la cuticola è la parte esterna del capello. Quando la cuticola è chiusa, la luce riflette e quindi i capelli li vedi ben lucidi. Se invece le cuticole sono aperte, dovute dai trattamenti, dagli agenti atmosferici, da fonne, piastre, se la cuticola è aperta non riflette la luce e quindi vede il capello opaco. Marilena, ci sono dei prodotti specifici? Quali prodotti sono migliori, insomma, da utilizzare? Per l'extension. Sempre per l'extension. Allora, i prodotti che vengono utilizzati per capelli colorati e sensibilizzati. C'è uno shampoo, una maschera per capelli sensibilizzati, dopodiché prima di utilizzare fondo o piastre, comunque mettere sempre un termoprotettore. Questi servono proprio ad idratare il capello nel punto dove sta disidratato. Marilena, ancora un'ultima domanda. Io ho l'extension, come me li devo lavare? Allora, ovviamente l'extension hanno bisogno di una cura di mantenimento. Se vengono lavate nei parrucchieri, ovviamente è una resa migliore del capello, dell'extension. Però potresti anche lavarli a casa. Prima cosa, mai lavarli a testa in giù. Sempre sotto la doccia, in modo che l'acqua scivoli dalla radice fino alle punte. Se vuoi che non si formino grumi o nodi, è bene anche fare delle trecce, in modo che il prodotto scende meglio sulle punte.
Seconda, ovviamente applicare sempre prodotti specifici per la cura e per il mantenimento, e prima di piastrarli o mettere sempre un termoprotettore. Questo ti aiuterà a mantenerli per i 3-4 mesi che di solito durano l'essential. Dove posso trovare questi prodotti? Ovviamente dentro noi saloni specializzati per l'essential. Quindi i supermercati non... No. Ok. Va bene, grazie Marilena, sei stata gentilissima. Grazie a voi. Bene, speriamo che questi suggerimenti di Marilena sono stati di vostro gradimento. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.